Buon pomeriggio a tutti. Ieri è uscita una nuova ordinanza regionale e come sempre capita in questi casi è arrivata una raffica di domande e di quesiti da parte dei cittadini. Io cercherò di darvi alcune indicazioni, fermo restando che non sono infallibile, che anche noi ogni tanto perdiamo la bussola in mezzo a circolari, direttive, domande frequenti. Cerco di darvi delle risposte quanto più oggettive possibili. Vi chiedo scusa se magari potrò anche dire alcune inesattezze, ma ripeto, anche noi siamo costretti ogni tanto a fare delle interpretazioni. Prima però una nota di servizio. Arrivano tantissime richieste di cose che dovrebbero essere già scontate, già conosciutissime da parte dei cittadini, per cui rinnovo caldamente l'invito. Prima di scrivere mail, di mandare messaggi su Messenger e su WhatsApp, di telefonare in comune, consultate il sito del comune, il sito della regione, il sito della protezione civile, il sito del Ministero degli Interni, dove troverete tantissime domande con relative risposte. E quindi evitiamo magari di ingolfare la macchina pubblica ricevendo già di fatto le proprie risposte. Oltretutto, ogni giorno nei video fatti nel passato abbiamo dato delle informazioni, talvolta è sufficiente rivedere i titoli di questi video per trovare risposte a domande che non sono attuali, ma sono cose che si devono sapere già da tempo. Partiamo con l'autocertificazione. Serve? Sì, serve ancora, al punto tale che c'è un ennesimo modulo per l'autocertificazione. Non è previsto quando si fa attività fisica o attività motoria, ma il suggerimento che vi do è di avere sempre con voi l'autocertificazione per agevolare anche il lavoro delle forze dell'ordine e per evitare di perdere tempo. Quando si usa la mascherina si usa sempre quando vado all'esterno, ad eccezione di bambini che hanno meno di 6 anni, persone disabili o ammalate per cui la mascherina è incompatibile dal punto di vista respiratorio. Non si usa in auto se sono da solo con i miei conviventi. Però se uso un'auto aziendale oppure giro con altri dipendenti all'interno di un mezzo aziendale, per esempio furgone, devo attenermi alle norme di sicurezza che sono state disposte dal mio datore di lavoro e quindi devo vedere e usare la mascherina. Non si usa la mascherina se faccio attività motoria in un luogo isolato, quindi dove non incontro nessuno, dove è molto improbabile, e non uso la mascherina se sono all'interno di un locale, di un luogo non aperto al pubblico. Fermo restando che il principio fondamentale della regola aurea è sempre quella del buon senso e quindi se uno ha la mascherina sul mento ma sono a 100 metri non ho problemi di essere contagiato e neppure dovrò chiamare le forze dell'ordine per segnalarlo. Posso andare fuori comune o muovermi all'interno della regione? Beh sì, di fatto questa ordinanza ha liberalizzato molto, ha aperto molto le maglie. Posso recarmi fuori comune per ragioni di lavoro, ovviamente, per ragioni di salute, per fare la spesa e per fare tutto ciò che questa ordinanza prevede. Cioè, per esempio, approvvigionarmi di cibo, andare a comprare cibo per asporto, per andare a trovare i congiunti dentro la regione, non fuori la regione. E anche qui, per quanto possa non piacervi, ma il mio compito è di comunicare le norme e non di interpretarle, trovare i congiunti non significa andare a cena da loro, pranzo da loro, fare l'aperitivo, fare una festa, ma significa andarli a trovare con le mascherine e mantenendo un metro di distanza. Sento già le vostre imprecazioni, applicate la norma con buon senso. Si può andare a sistemare la seconda casa? Sì, il proprietario può andare a sistemare la seconda casa, ci può andare la ditta, l'artigiano che viene chiamato, ma non significa soggiornarvi, significa andare a fare la sistemazione del prato, aprire l'acqua, ciò che serve per ripristinare la funzionalità della seconda casa e poi tornare al proprio domicilio. Ciò vale anche per la barca o per il velivolo o per una bicicletta. Posso fare attività motoria fuori dal mio comune? Sì, l'attività motoria o sportiva, ovviamente non quelle che prevedono il contatto fisico, non posso andare con degli amici a giocare a rugby o a calcetto, ma a titolo esemplificativo la corsa, il motociclismo, la bicicletta, il tiro con l'arco, il golf, il tennis possono essere svolti all'interno del territorio regionale, quindi posso spostarmi per fare questa attività, che deve essere o individuale o di coppia, questo dice l'ordinanza, quindi probabilmente io con un mio amico, mantenendo ovviamente le distanze, oppure con il nucleo familiare convivente. Ok? Queste sono le opportunità e sono effettivamente tante perché di fatto ci si può spostare per queste ragioni. Parchi e aree verdi sono aperte, però attenzione, anche qui abbiamo questo barlume di libertà, di ritrovata libertà, la licenza di poter fare cose che prima non potevamo fare. Fino a una settimana fa sembravamo i protagonisti di Cassandra Crossing, si apre un attimo la maglia della libertà e immediatamente non si rispettano le norme. Oggi sono arrivate tantissime segnalazioni al parco,
come abbiamo detto altre volte, il parco è un luogo di transito in questa fase. Quindi non ci si porta la coperta per prendere il sole, non ci si ferma a leggere un libro, non ci si distende sulle panchine. Ma non ve lo dico per il rischio di prendere una sanzione, ve lo dico perché altrimenti altra gente che ormai sta lì tutto il giorno a controllare il comportamento degli altri chiama i vigili, i carabinieri, la polizia. Quindi diamoci una mano. Diamoci una mano anche per quanto ci pesino queste norme, siamo tutti stanchi, siamo tutti stufi, le troviamo cervellotiche e irrazionali, ma rispettiamole. Al parco si può andare per fare una passeggiata, per andare a fare la corsa, per fare attività motoria, per fare attività fisica e stop. E non si usano né i giochi per i bambini né le attrezzature per fare ginnastica, che erano state completamente chiuse, recintate e arrotolate con dello scotch del nastro bianco e rosso, che è stato ovviamente tolto. Il genio però che ha fatto questa operazione non si rende conto che, se come dicevo prima, fino a settimana fa eravamo terrorizzati dal virus, adesso utilizziamo con disinvoltura proprio quelle attrezzature che sono più a rischio, perché uno può aver tossito sopra. Io mio figlio non lo farei andare su uno scivolo così in questo momento fino a quando non verrà sanificato e igienizzato, ma soprattutto perché la norma disciplina l'utilizzo e in questo momento lo proibisce. Quindi utilizziamo bene questa libertà che abbiamo. Ripeto, se non lo facciamo, il giorno dopo arriveranno tantissime telefonate, segnalazioni, mail e ingolfiamo un sistema pubblico che deve essere invece in questo momento polarizzato e calamitato su altre urgenze, fermo restando che avremo i volontari della Protezione Civile che vigileranno sull'uso corretto delle strutture e del parco stesso. Il nostro provvedimento a favore di imprese e famiglie, noi abbiamo già preparato un pacchetto, è un pacchetto che costerà lacrime e sangue al comune, ma lo facciamo perché dobbiamo dare anche noi il nostro contributo alla ripresa della città, ma stiamo attendendo gli analoghi provvedimenti da parte di regione e stato, onde evitare la sovrapposizione di misure. Mi spiego. Se lo stato dovesse prendere una decisione di intervenire sugli asili nido, è inutile che lo faccia il comune. Se dovesse intervenire la regione su eventuali punti verdi, è inutile che lo faccia il comune. E le risorse che il comune non metterà su quel provvedimento li sposterà da un'altra parte. Quindi è solo una questione di coordinamento. In ogni caso, tra qualche giorno noi presenteremo la nostra piattaforma che potrà essere modificata solo nel caso in cui queste istituzioni diverse intervengano nello stesso campo che abbiamo previsto anche noi. Ci terremo comunque aggiornati nei prossimi giorni. Mi raccomando, ripeto, non è una questione di sanzione, non è questione di essere occhiuti, non è questione di rompere le scatole, è questione di darci una mano. Continuiamo ad aiutarci vicendevolmente. Un abbraccio ai prossimi giorni.